sono Diego Carli, sono un attore e regista sia di teatro che di cinema. Ho cominciato naturalmente con il teatro, un po' come tutti, direi. Come teatrante ho lavorato e lavoro ancora moltissimo all'estero con una compagnia, Yash Gavronsky Brothers, che è una compagnia di teatro musicale con la quale più di 20 anni giriamo un po', diciamo, tutto il mondo. Però contemporaneamente, anche per gli studi che ho fatto, eccetera, la mia passione per il cinema non si è mai sopita e di conseguenza ho cominciato a fare il regista, anche grazie agli studi che avevo fatto, e anche l'attore, diciamo, di cinema, e sta andando discretamente. Naturalmente il periodo che stiamo vivendo, ormai lo stiamo vivendo da marzo, diciamo più o meno, con magari una piccola pausa estiva, lo sto vivendo in modo abbastanza drammatico, un po' come tutti quelli che lavorano nel mio settore. Abbiamo avuto dei piccoli aiuti dallo Stato, ma ovviamente non serve perché quando ti bloccano gli spettacoli, un po' ti bloccano la tua vita, non è tanto, è una questione lavorativa, sì. Di sussistenza, sì, ma soprattutto anche di vita, perché la tua vita è dedicata al pubblico. Ad aprile abbiamo avuto questa idea di girare questo super short riguardante il lockdown. Ho coinvolto i miei allievi di cinema e abbiamo realizzato un cortometraggio proprio girato da casa, cioè ognuno si girava da casa le scene, per cui la regia era un po' come dire a distanza, però il risultato è uscito e quindi ci siamo reinventati così. E con i miei collaboratori in questo periodo stiamo anzi aprendo un canale che si chiama Horror Beats, ovvero sia morsi di cinema horror, tutti i piccoli short movie da 1 minuto da pubblicare sulla pagina YouTube. Io onestamente credo poco al teatro online e alla musica online o tutti gli spettacoli che vanno fatti online, ovvero sia, secondo me, o diciamo il teatro si mischia, si fonde con il cinema in un certo senso, altrimenti, diciamo, rappresentare uno spettacolo live e vederlo in streaming, io sono abbastanza contrario. La cosa bella è che interpreterò San Zeno in una docufiction che verrà girata tra gennaio e febbraio per la regia di Mauro Vittorio Quattrina, un grandissimo regista documentarista che unisce la fiction con diciamo, proprio il documentario vero e proprio, ed è un onore per me essere stato scelto in questo ruolo totalmente veronese. Verona è la mia città, diciamo, che mi ha adottato, i miei natali, per chi non lo sapesse, sono triestino, e questo secondo me è un progetto di punta. Io ho anche altri progetti, sono stato chiamato come attore per altre cose e quindi ecco, direi che sta andando molto bene da questo punto di vista. Ho fatto una piccola parte nel fiction L'Alligatore, per la regia di Daniele Vicari con la Fandango, e poi mi vedrete nelle vesti di Babbo Natale nella pubblicità dedicata a Disney Plus da dicembre. Ecco, questo è un po' quello che sto facendo in questo momento. Però direi che la docufiction è la cosa che più è nel cuore in questo momento. Per quel che posso dare consigli ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere la carriera di attori, e sono tanti a dire la verità, attori di cinema, attenzione, stanno aumentando. Evidentemente l'interesse per il cinema non si spegne, anzi, in un periodo dove noi viviamo comunque di immagine continua, è normale che uno cerchi di scegliere tra teatro e cinema, sceglie il cinema. Sono tanti. Io consiglio a coloro che vogliono fare come professionisti attori di cinema a livello professionale di studiare molto. Il consiglio è proprio di studiare, scegliere le scuole, scegliere gli insegnanti che siano validi e farsi proprio un percorso personale, perché
recitare nel cinema è molto difficile, è molto duro, non lo nego, è molto impegnativo. Bisogna essere in parte in un secondo, non dimenticare nulla ed essere molto concentrati, visto che intorno a te c'è una miriade di persone che ti possono distrarre. Quindi, sapendo a che cosa vai incontro, lo sforzo, secondo me, questa è una mia opinione, ma qualcuno sicuramente mi, come dire, mi confuterà questa cosa, ma direi che l'attore di cinema è forse leggermente più impegnativo di quello di teatro, di quello ci sono parametri diversi, naturalmente, ma nel teatro ti puoi anche preparare prima ed essere in scena, preparato, un po' concentrato. Invece al cinema non hai tutto questo tempo per concentrarti, devi essere proprio pronto al volo, di conseguenza c'è una certa difficoltà. Le difficoltà ci sono sia da una parte che dall'altra, le soddisfazioni ci sono da una parte e dall'altra, ci sono proprio due modi di ragionare. Ecco, un'ultima cosa che volevo dire, non è, il cinema non è teatro, di conseguenza dico, non confondiamo le due cose, è un attore che vuole fare il professionista nel campo di questo spettacolo, di questo tipo di spettacolo, deve saperlo.